Nel giorno del carnevale, giù per via del corso c'era il parapia di gente che se ne aveva mancata fine. Botti, strusci, sonagli, puzza di piccia, la gente è impazzita peggio che dal Papa. Ma è una festa straordinaria. No, una manica di fine a ogni volta conta, giuro voi se ne stico a Giacobino che Dio abbia gloria. Quindi state massaccate al collo, non date confidenza a nessuno, mi raccomando. C'è passa accanto un caretto pieno sempre di monachelle, che a guardarle meglio c'erano tutte le braccia pelose e di baffoni da musulmano. Quando che hanno benedetto tutto il circondario, te botto, sassa la gonna e tirano fuori un uccello, tutti a ride! C'è una domanda che gira nella rete, una domanda di un po' di tempo fa. Bastano le paure e l'ignoranza a non far sognare la gente? C'è una risposta a questa domanda? La paura e l'ignoranza non fanno, secondo me, sicuramente non fanno sognare, ma anche tutto ciò che ci circonda che è ingiusto, probabilmente, che non va per il verso giusto e corretto, insomma, dovrebbe in realtà stanarci in una sorta di partecipazione, no? Come dire, indignarci certe volte, comunque partecipare. Quindi da una parte la paura e l'ignoranza, giustamente, dovrebbero in realtà non essere sufficienti per non far sognare, perché in questo caso la domanda veniva fatta un po' ambiguamente, nel senso che nel testo questo sognare da una parte è la partecipazione, prendere posizione quando si crede che il tema o l'argomento importante lo richiedano, dall'altra basta non far sognare significa, e nel caso del protagonista di questo racconto lo è, che l'amore a far uscire dal guscio. L'ignoranza, sai, l'ignoranza serve più a chi ha l'ignavia, a chi è ignavo, nel senso che questo testo, effettivamente, secondo me, una delle valenze di questo testo, di questo lavoro di Pierpaolo Palladino, è che è un testo contro tutte le ignavie, che è un tratto, secondo me, molto caratteristico dell'italiano. E l'altra domanda importante, infatti, del testo, te la dico io prima che me la dici tu, è: sì, lo so, ma l'hai sempre detto, ma è mamma. A fassere affari propri se campa 100 anni. Mamma, io ti chiedo, ma dimmi un po', l'affari propri, quali sono? Perché gli affari propri forse sono quelli più giusti da farsi, insomma, sono quelli di una comunità, non quelli di un proprio centimetro quadrato. Quindi c'è da augurarsi che il sogno e l'ignoranza non fermino mai il sogno, soprattutto quando è d'amore, ma che nello stesso momento non fermino la capacità delle persone di invece di occuparsi dell'altro, della comunità, della vita civile, e che non spengano il desiderio di partecipare, anche quando gli esempi e i modelli comportamentali non ci incoraggiano. Bravo Tullio, non decidevi a mischiare certa gente, quelli sono tutti morti di fame. Che decino, senso mandato. Che ne so, ma tu lo conosci davvero questo rombo di tuo? No, mai incontrato, non lo conosco. Però conosco in testa de cazzo. Sì, è vero, dico scusa. Ma davvero non lo conosci questo rombo di tuo? No, ho detto, non mai incontrato, non lo conosco. Ma allora è meglio il famo presto prima che abbia una famiglia lì si accorga di quanto sono stato coglione, aiuto a voi e tutta la razzaccia vostra. Guarda. I fuochi di artificio. Ah, fuochi! Tornamosene a palazzo, va! Prima che se fa buio! Allora, e la comunità, anche se il protagonista è uno, in realtà c'è in questo spettacolo, perché 25 personaggi non sono pochi. C'è sì, un piccolo club. C'è un comune denominatore che li lega, e soprattutto come ne escono in questo racconto della Roma papalina ai tempi di Pio VII. E cioè è la Roma della restaurazione del potere papalino, archiviando, superando, diciamo così, i venti napoleonici. No, questi personaggi non possono avere un fondo comune di disegno, perché altrimenti sarebbero tutti uguali. Sono proprio diversi uno dall'altro, psicologie e caratteri completamente diversi, anche dialetti diversi, questo pure mi piace molto. E questo escamotage mi ha permesso di amarlo di più,
il monologo, perché io non credo che il monologo sia l'espressione più bella a teatro e nello spettacolo, insomma, in genere. Per me lo spettacolo è una roba di gruppo, è un po' un concerto jazz dove uno strumento suona e gli altri lo accompagnano, poi tocca un altro strumento e gli altri lo accompagnano e via così. Cioè è un fatto di concerto il teatro. Il monologo non mi piace, ma questo monologo che mi fa entrare e uscire da 26 personaggi lo amo molto per questo, proprio per questo, è una caratteristica sua. E in realtà in questo concerto c'è anche un concerto vero e proprio, perché ci sono anche le musiche a far da corollario a questo spettacolo. E come ci sono, e come? Perché questo testo prende vita con queste musiche che fanno scene meravigliose e meravigliosamente bene Pino Cangialosi, che le ha composte, e Fabio Battistelli. Sono compagni di cordata da una quindicina di anni con questo testo. Ma anche lì io credo che la musica in genere sia una compagna inseparabile della parola e dell'evento teatrale. Senza la musica non vive niente, o vive meno, o è più povero comunque. E in questo caso è un'alleata fondamentale. Eccellenza! Eccellenza! Oh! Scoppia dentro la bettola, poi una decina di persone via sortono fuori e scappano da tutte le parti. Oddio, il conte! Dall'osteria esce uno alto, lungo, ruscio, uno tutto elegante che chiamano l'inglese. Si butta per terra l'alto là con le mani sul panciotto rosso di sangue. Oh my god! Oh my god! Ma sono fila di sumo! Allora, andando a guardare il passato si riesce in molti casi a capire meglio il presente, e in questo spettacolo si riesce a capire qualcosa di più della realtà che si vive. Le persone che escono da questo spettacolo escono con una riflessione in più? Credo di sì, me lo auguro. Io credo in generale, adesso la prendo larga, però credo in generale che chiunque faccia, diciamo, arte, una parolona, comunque, chi fa spettacolo, chi racconta, o chi scolpisce pure, o chi fa musica forse, deve avere il dovere proprio, deve avere l'attenzione per consegnare qualcosa di importante agli altri. Secondo me questo è un dovere, cioè un messaggio. Molti lo schifano, la schifano sta parola, per me pare bellissima. Un messaggio vuol dire una riflessione, un tema, no? Qualcosa che tenti di essere di utilità sociale. Secondo me questo dovrebbe essere un dovere, perché la goliardia è appannaggio di pochi maestri, ci sono riusciti loro con la goliardia a fare qualcosa di altissimo. La goliardia è il surreale, è il nonsense. Ah, ma questi sono solo un bagliocchi, sto struzzo, questo non lo caccia fuori. Interviene pure un zingarello. Ah, papà, questo lo spanzo io, che no, tu non spanzi un cazzo. Perché se questo c'è altri trubri rocchi, gli piace a voi. Vero, ce l'è. Intanto il corpo travestito da boia sta lì da faccia sul cottino. Ah, sai che si intacca il posto vestito e tagli droga addosso? La polizia c'è da mille scudi, c'è da mille scudi e fai gli italiani. Noi siamo circondati da un'Italia che non va, no? Cioè, voglio dire, c'è un'Italia che non migliora, non cresce, è inutile che giriamo attorno. E non si vede manco la luce in fondo al tunnel. A me personalmente poi, che della partecipazione, cioè a me, che ho sempre creduto la partecipazione come un altro senso alla vita, per cui mi è piaciuto fare politica, mi piace tuttora, appena posso e come posso soprattutto, nel mio piccolo, occuparmi magari, un tema che mi piace tanto, gli animali, oppure comunque i bambini, chi ha bisogno, insomma, se uno rimane a casa nel proprio metro quadrato gli era da poco una consistenza all'esistenza. Allora l'idea di partecipare mi sembra fondamentale, e quello che mi dispiace a me, per esempio, è che purtroppo è così. Anche dall'alto vengono esempi comportamentali di assoluta disattenzione, di poco rispetto per chi sta peggio, per cui, capito, questa certe volte questa vanità, questo comportamento anche tracotante in certi casi, no? E noi stiamo tutti zitti, nel senso, mica uno dice incita, per carità, la violenza, ma comunque al dibattito civile perlomeno. No, noi siamo tutti rintanati nel proprio centimetro quadrato. Com'è questo cardinale Caraccioli?
Beh, insomma, non è un vertipetto, ecco. È uno che è meglio non incontrare per strada. È un uomo di potere. E come tutti gli uomini di potere, gli uomini politici, è un cuoco delle dosi del comportamento, per cui il romantico Conte Enrico, ecco altra parola bella che non dobbiamo mai dimenticare, il romanticismo, non gli sta bene, lo fa preoccupare, lo destabilizza, quindi è una figura molto contratta, molto contenuta e molto annullata dal suo ruolo, quindi è vittima di se stesso. Ninetto è un raccontatore di questa, è il narratore di questa storia, è il cantastorie di questa storia qui, ed è anche lui vittima del proprio ruolo, probabilmente quindi avrebbe voluto fare tante cose che invece non ha fatto, e questo Conte Enrico lo spinge, lo spintona proprio, per la prima volta forse in vita sua, a prendere una posizione. Per cui è anche il racconto di questa presa di coscienza, questo spettacolo. Una presa di coscienza che dal 4 al 16 novembre al Teatro 7. Esattamente.